greco è molto difficile al momento che la mia media è molto bassa, però comunque ci si prova. Fino all'ultimo uno può migliorare, abbiamo qualche mese e lavoriamo per scrivere qualche riga, penso. Cosa avete pensato quando detto... tremendo. Io pure preferivo latino perché vado meglio in latino, però penso sia una cosa più soggettiva, nel senso dipende dai professori che hai avuto, da come ti è stata insegnata la materia. Personalmente noi abbiamo avuto professori migliori in latino che in greco, e quindi... però si fa, insomma. Io avrei preferito l'orale come era tempo fa, quindi con la tesi, con la tesina e il resto, però la cosa del documento e dell'estrazione del documento sicuramente è peggiore, nel senso che è più difficile, richiede una preparazione maggiore, anche a livello di ansia e di stress personale, penso. Però io avrei preferito una cosa più tranquilla, però pure quello si fa per forza, l'hanno fatto tutti, lo faremo anche noi, vero Pidici? Tu invece? No, vabbè, diciamo la parte difficile è collegare le materie, quelle magari scientifiche, se ti esce magari un'opera d'arte o qualche verso in latino, collegarla alle materie scientifiche è difficile, però... Però ti dà molti spunti, quindi può pure aiutare. Però sicuramente la tesina sarebbe stata meglio. Voi cosa avreste preferito, latino oppure vi va bene greco? Latino, no, assolutamente. Latino. Greco è molto difficile da tradurre, soprattutto perché rappresenta anche una grande sfida a livello teorico, non avendo avuto una forte preparazione in questa materia, però... Più che la traduzione, anche la comprensione del testo è un po' più ostica, forse. Invece per quanto riguarda l'esame, vi va bene in questo modo o... preferivate come insomma gli anni precedenti? Forse gli anni precedenti, nel senso che è un po' adesso una sorpresa, no? Non sai mai quello che ti può capitare con la foto o comunque con il documento che ti verrà dato. Però vabbè, diciamo, bisogna sapersi gestire. Dicono che dopo 5 anni di liceo dovremmo essere capaci di farlo, quindi insomma speriamo. E invece avete paura del commissario esterno? No, perché confidiamo comunque nelle nostre capacità e sappiamo che in ogni caso con lo studio possiamo raggiungere, comunque, speriamo, sì, una speravamo in materie diverse, sinceramente, esterne, però alla fine... Cosa vi aspettate con la traduzione? Qual è una che potrebbe essere di greco? Pensiamo probabilmente Plutarco, ci hanno detto, e potrebbe essere un autore che... potrebbe capitare, speriamo bene, perché comunque Plutarco l'abbiamo fatto abbastanza bene.